Con un più che riuscito passaggio di consegne, Paolo Ciuffi ha consegnato al figlio Tommaso il testimone di vincitore del Rally del Ciocchetto. Tommaso, con a fianco il padre, ha infatti conquistato meritatamente la vittoria in un trentennale del Ciocchetto da incorniciare per lo spettacolo che non è certo mancato. Tommaso e Paolo sono stati indubbiamente i dominatori dell'edizione 2021, conducendo una corsa quasi perfetta in una battaglia a suon di secondi con il lucchese Rudy Michelini, che ha chiuso al secondo posto. Se la prima tappa era stata contraddistinta dall'uscita di Andreucci e da una gara a tre tra Ciuffi, Michelini e Perico, la seconda è andata in scena in un'altra bella giornata di sole, seppur con temperature molto rigide, grazie al regolamento speciale di queste manifestazioni ha permesso a Paolo Andreucci di ripartire. Ed il pluricampione garfagnino ha anche firmato il miglior tempo della prima prova speciale ed ha condotto una buona gara pur rimanendo escluso dalla classifica generale. Per la generale invece è appunto figlio e padre, Tommaso e Paolo Ciuffi, sempre avanti, e Michelini con la lenote perna ad inseguire, distanziando il terzo incomodo Perico. Il lucchese Rudy Michelini ha tentato in tutti i modi di mettere pressione alla coppia Ciuffi-Ciuffi, arrivando a poco più di 3 secondi e rendendo la lotta a due combattuta fino alla fine. Perico invece si è conteso la terza posizione con Tosi ed alla fine l'ha spuntata. Quinto in classifica generale il garfagnino Federico Santini su Skoda Fabia, seppur distanziato di oltre un minuto. Dopo di lui Verbilli, Gonella, Tribuzio. La top 10 generale è stata completata dal 9° posto del padrone di casa Luigi Marcucci in coppia con il barghigiano Simone Vellini, che ha superato il padre Andrea giunto 11°. E infine dal 10° posto di Tanozzi. Ecco ai nostri microfoni i protagonisti della gara. Una emozione incredibile, la dedico a mio nonno che ci guarderà sicuramente da lontano. E dai, me la voglio godere tutta, la mia prima vittoria assoluta, sono emozionato. E naturalmente ringrazio tutti i miei partner che ci permettono tutto questo. Ringrazio AC Team Italia per la stagione che abbiamo concluso, ringrazio Sparco. È stata una bella gara. Combattuta, ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo 2 errorini ieri ci hanno compromesso, perché qui dentro 1 secondo, 2 secondi sono un'eternità, però dai, siamo contenti perché era 6 mesi che non si montava in macchina e senza fare test, senza fare niente, siamo riusciti a riprendere subito la macchina veramente in mano con un grande feeling, quindi ci va bene anche una seconda posizione. Erico, com'è stato questo ciocchetto? Un sacco di errori. Bisogna andare a scuola e imparare a non fare errori, come gli asini.